Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio, sono qui allo stadio King Fahd di Riyadh. Oggi pomeriggio ci sarà l'allenamento del Milan, questa mattina c'è stata la conferenza stampa di Stefano Pioli che vi facciamo sentire. Insomma, si respira l'atmosfera sempre più emozionante, sempre più avvincente. Qui allo stadio stanno effettuando gli ultimi preparativi. C'è stato un cambio perché c'è ancora Supercoppa, perché qui si è giocata la finale qualche giorno fa tra il Barcellona e il Real Madrid, ha vinto il Barcellona 3-1 e adesso si cambia da Supercoppa a Supercup, come viene chiamata questa edizione del 2023 della Supercoppa italiana. Ci saranno, vi do delle notizie, una meravigliosa scenografia iniziale, una scenografia ricca di luci, e ci sarà anche una meravigliosa scenografia per la cerimonia, finale. Come vedete, io là davanti a me c'è la tribuna d'onore, là ci saranno anche le postazioni televisive, mentre io sono da questa parte dove c'è la tribuna stampa opposta alle postazioni e alla tribuna d'onore. È una giornata fresca, c'è vento, non fa caldissimo, però si sta in giacca. Le parole di Stefano Pioli io ve le faccio sentire e come sempre poi le commenteremo insieme. Uno Stefano Pioli insieme al capitano Calabria, e io ho proprio rivolto una domanda, poi la sentirete, a Davide Calabria. Ma sentiamo Davide Calabria e sentiamo Stefano Pioli. Giochiamo contro i nostri rivali, quelli che siamo riusciti a battere nel campionato scorso, quelli che abbiamo battuto nelle ultime due derby che abbiamo giocato. Tutte partite molto intense, molto energiche, tutte partite dove dentro abbiamo dovuto superare delle difficoltà e quindi dobbiamo essere preparati a mettere in campo la nostra migliore prestazione possibile. È importantissimo perché abbiamo cominciato a vincere solamente l'anno scorso, abbiamo vinto una cosa molto importante ma solamente una competizione, abbiamo un'altra possibilità contro un avversario forte, questo quindi significherebbe molto, significherebbe dare continuità a un percorso che ci ha visto sempre in crescita, sesti, secondi, vittoria, vincere un trofeo significherebbe aumentare il nostro livello, aumentare la nostra mentalità vincente, quindi è molto importante, questo lo sappiamo. Ma sappiamo che l'ultima settimana non è stata una settimana delle migliori, questo sicuramente sì, però domani è un'altra storia, è una partita a sé. È un derby, credo che tutti i derby siano una storia a sé, anche quando abbiamo affrontato in campionato non sei lì a pensare alla classifica, è un derby, il derby è una partita particolare. E quindi è il fatto che ci sarà un trofeo in palio, chiaramente aumenta ancora di più il livello di questa partita. Per questo deve aumentare ancora di più il livello di gioco della nostra squadra. Per domani non conta niente perché, ripeto, è una partita importante, una partita che affronteremo con grande energia, con grande entusiasmo, perché siamo qui con merito, perché abbiamo vinto lo scudetto con merito e ce la vogliamo giocare. Grazie. Prego. Corriere della Sera, Passerini. Ciao Stefano, ciao. Ti chiedo, è un'esagerazione giornalistica o è una partita spartiacque per la stagione del Milan, quella di domani? Sì, abbiamo parlato, ma rimaniamo positivi come lo eravamo prima. Sinceramente no, non li ho visti né abbattuti né tristi né niente. Ovvio che ci sono mancati i risultati nelle ultime partite, ma non è questo che poi deve portare a pensieri negativi. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, pensare di giocare come sappiamo, dare tutto quello che abbiamo e poi il resto viene da sé. Credo che il nostro sia un ambiente pieno di luoghi comuni. Come fa una squadra eventualmente ad avere la pancia piena dopo che ha vinto solo una squadra così giovane, dove la maggior parte dei componenti, io per primo, ha vinto solamente un trofeo? Cioè, sono una parola che secondo me che dobbiamo avere bene in testa, la qualità del gioco. Si vince, si perde, si vince quando giochi bene, quando la qualità del gioco è alta, non mi riferisco solamente alla qualità tecnica, ma qualità di scelte, qualità di situazione, hai più probabilità di perdere se la qualità la abbassi. Abbiamo avuto per un periodo, tanti periodi positivi, una qualità alta e abbiamo vinto tante partite. Se abbassiamo la qualità diventa più difficile vincere le partite, non è questione di pancia piena.
Può essere, è una chiave di lettura che ci sta, è chiaro che sta fermo quasi 50 giorni e poi riprende a giocare così con tanta continuità ogni tre giorni, sia per i giocatori che sono stati fermi 50 giorni, sia per i giocatori che hanno partecipato ai mondiali, può essere pesante, oltremodo per noi che purtroppo in Coppa Italia siamo usciti addirittura facendo il supplementare, quindi è chiaro che giocare ogni tre giorni può essere impegnativo, ma io credo che nell'arco di una stagione è impossibile per qualsiasi squadra non attraversare dei momenti dove non riesci a rendere al 100%. Il campionato è la fotografia esatta, solamente una squadra non ha ancora avuto una flessione, che è il Napoli, che sta facendo un campionato eccezionale. Tutte le altre, chi prima che dopo, qualcosina poi hanno lasciato per strada. Chi parla di più, sinceramente, penso che siano quelli con più esperienza, ma devo dire che questa squadra, anche sotto questo punto di vista, si assume le responsabilità dal primo all'ultimo giocatore, quindi è una cosa molto positiva. Penso che se vogliamo diventare una grandissima squadra tutti devono essere partecipi, devono sentirsi parte integrante di questo progetto, quindi quello che ci siamo detti, sincero, penso sia giusto che rimanga all'interno del nostro spogliatoio, ma quello che ci siamo detti è questo, cioè che è una partita importante, che è una finale, che dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per poter giocare, per poter vincere questa partita. Poi il resto sinceramente ci interessa relativamente poco. È la vigilia di una finale, quindi non è né più facile né più difficile. La vigilia di una finale, tra virgolette, dove certi tasti non li devi neanche toccare, è chiaro che stiamo preparando la partita, perché come giustamente toccato il tasto dei nostri avversari, sono avversari forti che ci hanno sempre creato difficoltà, che anche nelle partite dove abbiamo vinto abbiamo dovuto superare dei momenti difficili, e ci saranno anche domani sera, ma avremo il nostro piano, avremo la nostra strategia da portare avanti con grande continuità e con grande forza per tutti i 95 minuti o di più, quelli che saranno. Ti sei fatto una domanda dove la risposta c'era già, chiaramente non è quello il Milan. Noi non abbiamo nessun dubbio che non sia il Milan del Lecce del primo tempo, credo che abbiamo in questo percorso dimostrato le qualità che abbiamo, quindi mi aspetto di avere una squadra di qualità, una squadra di livello domani sera, questo sicuro. Momenti delicati ci sono e ci sono stati, li abbiamo superati pensando a lavorare sempre meglio, pensando a essere sempre più squadra, pensando ad alzare sempre il nostro livello di prestazione, e non cambia il nostro atteggiamento di fronte a questo momento, ma domani giochiamo la finale e quindi non può essere né un momento difficile né un momento delicato, è un momento di orgoglio, un momento di entusiasmo, di convinzione, di energia per giocare al meglio la finale. Che dobbiamo cercare tutti insieme di difendere meglio, questo credo che sia evidente, perché è chiaro che i gol che stiamo subendo sono troppi, perché stiamo segnando con una buona continuità, ma certo che dobbiamo ritrovare una maggior compattezza difensiva, questo sicuramente. Come ti vi spiegate? Sono spiegato perché abbiamo sbagliato alcune situazioni che di solito non sbagliamo, e si tratta sempre del livello di gioco. Come ha detto il mister, penso che sia assurdo essere sazi per uno scudetto, sinceramente. Per quanto possiamo aver giocato bene, vinto meritatamente, appunto perché abbiamo visto cosa si prova a vincere, che vogliamo vincere ancora. Credo che sia questo il valore di una grande squadra, continuare ad aver fame, ad aver voglia di lavorare. Non ce l'abbiamo. Poi, come abbiamo detto, la stagione è lunga, c'è un periodo di calo che è fisico, che è normale, non vedo grossi problemi. Sicuramente siamo qua per giocare questa partita, ma siamo qua anche per vincerla. È un nostro obiettivo, una grande partita, ma noi ci aspettiamo questo. Il nostro focus è sul vincere ogni partita. Sui problemi difensivi, come abbiamo detto, abbiamo sbagliato delle situazioni, delle letture che a questi livelli poi le paghi, le abbiamo studiate, abbiamo capito cosa si può far meglio e adesso tocca farlo in campo. Sì, che me lo immagino, penso di cioè, sì, è il mio obiettivo alzare questa coppa, quindi ovvio che prima c'è la partita, prima dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, poi sì, il mio sogno è vincere più trofei possibile nella mia carriera, quindi ovvio che mi immagino tutte queste cose. Nessuno delle due, perché faccio parte da questo ambiente, in questo mondo da troppo tempo per non sapere che
non c'è mai un equilibrio, sia in positivo sia in negativo, quindi non sono, ma non ho mai esagerato da una parte e nemmeno mi sono mai abbattuto dall'altra, quindi si va avanti con grande lucidità, chiaramente cercando di risolvere i problemi, cercando di migliorare le situazioni, questo assolutamente, ma con grande, con il mio migliore equilibrio possibile. Sicuramente sono migliorato, ma perché fa parte, credo, della crescita di ogni professionista, far sì che tutte le esperienze che hai passato, positive e negative, ti possono portare a un miglioramento delle tue conoscenze, del tuo modo di porti, del tuo modo di comunicare con la squadra, di rapportarti con i singoli giocatori. Quindi credo di essere migliorato e cresciuto in tante situazioni, ma credo che devo ancora fare dei passi in avanti. E adesso diamo la parola a Carlo Pellegatti. Sì, prima domanda a Davide Calabria, voglio approfondire il concetto. Il Milan ha avuto dei grandi capitani che hanno alzato grandi trofei, anche la Supercoppa italiana. Ecco, tu eri un bambino quando vedevi i grandi tuoi idoli alzare la Coppa. È una partita un po' particolare in questo senso per te? Beh, è una finale. Perché sei arrivato lì. Cioè, ovviamente anche questo fa parte di un percorso di alti e bassi, quindi essere qua a giocarci una finale da capitano è assolutamente una grande cosa. Come ho detto prima, però, giocarla è un conto, vincerla è un altro, quindi sicuramente abbiamo fatto un ottimo lavoro per essere qui, perché, ripeto, abbiamo vinto uno scudetto assolutamente meritatamente, e adesso c'è questa coppa che sarebbe altrettanto importante poterla alzare. Ovvio che non mi piace mai fare paragoni con capitani, giocatori del passato, presente, futuro, ma voglio scrivere la mia storia e questa coppa sarebbe importantissima per tutti. Grazie. Stefano, siamo qui, quindi cito un proverbio arabo che ho preparato per questo. Aspetta, metto l'auricolare. Allora Stefano, un proverbio arabo dice: i tempi duri rendono gli uomini forti e gli uomini forti rendono i tempi facili. È un tempo duro in questo momento per il Milan, e se possiamo dire che è il tuo percorso che i tempi duri hanno reso gli uomini forti, che poi facile proprio no, ma comunque vi hanno fatto vincere. Se parli del mio percorso, sì, nel senso che ho sicuramente imparato di più dalle mie esperienze negative piuttosto da quelle positive. Non credo che sia un tempo duro per il Milan, perché il Milan non gioca una Supercoppa da vincente da tanto tempo, ha la possibilità di vincere un trofeo, quindi non credo che sia un momento duro. È un onore, un orgoglio essere qui. È chiaro che, come ha detto Davide, tra vincere e non vincere la finale ci passa tanta, tanta strada, e noi faremo di tutto per vincerla. Ci tenevo a rivolgere quella domanda a Davide Calabria. È nel Milan, mi sembra, dal 2007, era un bambino quando Paolo Maldini alzava le coppe, ora se lo ritrova lì come dirigente. Non è una partita normale per lui, perché lui da capitano potrebbe, in caso di vittoria, entrare nella storia, perché entrano tutti nella storia del Milan i giocatori che indossano la maglia rossonera, ma quelli che alzano le coppe e sono nelle fotografie con le coppe in mano festanti, e beh, entrano in una storia ancora più emozionante, ancora più significativa. Le parole di Stefano Pioli, cerca di minimizzare, giustamente vuole mantenere l'equilibrio, dice Stefano Pioli, si esagera nel bene, si esagera nel male. Non mi sembrava molto, ovviamente, molto contento su questi continui domande sul momento difficile, sulla mancanza di fame, che è stata respinta questa affermazione sia da Calabria che da Pioli. Parlare sempre di pessimismo, catastrofismo, certamente non aiuta l'ambiente, però mi è sembrato uno Stefano Pioli cosciente della difficoltà dell'impegno, ma anche convinto che il Milan possa, anche perché ha detto non abbiamo fame, abbiamo vinto una cosa sola, che fame dobbiamo avere, uno che vince pur il campionato ma una sola manifestazione nella carriera, e molti di questi giocatori, non parlo di Giroud, ma molti giovani non hanno mai avuto la gioia di vincere tante manifestazioni. Quindi uno Stefano Pioli che mi è sembrato quasi
quasi pronto a respingere col gioco, con una grande partita, tutte le illazioni. Ci saranno ancora in caso di momenti non felicissimi, ma quello che mi è piaciuto oggi di Stefano Pioli è proprio la coscienza di avere in mano un gruppo importante. Vedremo quali saranno poi le sue scelte per quello che riguarda la formazione, lo sapremo in questo momento. Ovviamente siamo all'inizio del pomeriggio italiano e poi questa sera saremo qui, vi manderemo le immagini dell'allenamento e cercheremo di capire quali possano essere le scelte. Scelte legate certamente alle condizioni di forma mentale e fisica magari di Kalulu, e potrebbe dare la nuova titolarità per la prima volta nel 2023 a Kjær, oppure anche capire se può mettere Diaz, che è uno spacca partite soprattutto con l'Inter, e far partire De Ketelaer affidandogli il compito di guidare, di cucire le azioni là davanti, di dare brilli, di dare qualità alle azioni là davanti. Invece tra Selemekers e Messias forse ci sarà spazio più per Selemekers, ma Messias può, e con l'Inter è già capitato, mettere quel briciolo di classe in più, ma avendo già De Ketelaer e Diaz, non avendo Krunic o come nella scorsa stagione che sì, forse per dare equilibrio può essere che continui con Selemekers. Ma nel prossimo video di questa sera vi darò certamente qualche delucidazione in più riguardo alla formazione. Quindi eccoci qui, vi ho mostrato anche le immagini dello stadio King Fahd, tutto è pronto, domani andremo a vedere, ci sarà una piccola gita a vedere i ruderi della città vecchia qui di Riyadh, però quello che conta sarà quello che succede domani sera. Quando saremo qui, partiremo presto, 22 ore italiane, farà molto freddo mi dicono, ma speriamo che ragazzi, 22 scusate locali, 20 italiane, e speriamo che ragazzi ci possano riscaldare. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella. Come sempre, dopo aver però scaricato dal link in descrizione, numero 10.